Ok. Allora, prendo spunto da Beppe Grillo, questo è un comunicato politico breve che rivolgo alla rete. Uomini e donne della rete, uniamoci tutti. Credo che sia il momento di impegnarci, ognuno con la propria storia, per cambiare questo paese. Quello che sto provando in questi giorni, in queste ore, è molto importante. C'è la sensazione di qualcosa di assolutamente rilevante che può accadere. C'è un protagonismo oggettivo da parte di tutti. Ognuno si può sentire determinante in questo percorso politico che deve cambiare il paese. Lo deve cambiare sotto ogni punto di vista. In un'apparente conservazione, che è la difesa a oltranza della Costituzione, ma soprattutto lo deve cambiare in forme nuove, in un nuovo modo di fare politica, in settori fino adesso caratterizzati da malaffare e nefandezze. Quindi innanzitutto il modello economico, che deve essere assolutamente diverso, compatibile con l'ambiente ed in grado di produrre un'economia completamente diversa da quella fatta in questi decenni, che è stata fondata quasi esclusivamente sul petrolio, condizionando poi intere generazioni. Su questo i giovani possono essere fondamentali. Perché faccio questo appello? Faccio questo appello perché ritengo che ognuno di noi, i candidati indipendenti a questa competizione elettorale all'interno dell'Italia dei Valori, hanno bisogno dei suggerimenti, delle idee e dell'entusiasmo di tutti. È un appello non solo al confronto ma anche all'unione. Ritengo che sia il momento della mobilitazione in tutta Italia, formare una rete di persone, così come è stato fatto in internet, bisogna farlo anche nelle strade, tra la gente, tra il popolo, in modo da poter da giugno essere tutti consapevoli che si è dato una mano per l'inizio di un percorso che io reputo veramente rivoluzionario. Grazie.